Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video con Vimi su StatChart. Proseguiamo con la mia attività da artista nello spazio. Ho già tre nuovi clienti che devo soddisfare. Un signor cavaliere dello spazio che mi ha chiesto di immortalare uno dei suoi momenti eroici, ovvero una nave che ha perso il controllo e sprofonda in Giove. Anziché essere Titanic che affonda nel mare, è una nuova nave spaziale stile Titanic che affonda su Giove. Pazzesco, eh? Già che anche così secondo me va più che bene. Magari facciamo un po' di effetto stelle. No. Va bene. Vediamo se gli piacerà. Vai. Sogno la tua arte ogni notte. Non permettere a nessuno di dirti cos'è buona o cattivarte. Sì. Cosa vuoi? Ti ordino di dipingere per me. Noia. In uno stile ingenuo. La noia? No, secondo me devo solo fargli una tela grigia. In stile ingenuo. Ecco la noia. Una tela praticamente senza niente. La noia, tristezza. Dici? Secondo me questa è abbastanza noia. Noia. Molto semplice. Ecco. Già fatto. Dai. Più noia di così, come vuoi farla? Tutto grigio. Grigiume a volontà e una faccia così. Che non ha. Non ha nessuna emozione. È una noia. Ed è anche ingenuo. Prossimo, Harley. Anche questo vuole la noia. Però stavolta è astratto. Fai?
Ho appena creato la nebbia. La nebbia ho fatto, hai visto? Hai visto? La nebbia! È così un po', secondo me, è astratto. Però magari sfumiamo un po'. Facciamo così. C'è? Piace? Qual è la noia? Astratta. Astratto, cosa vuoi che sia? Non devono esserci per forza le forme. Ecco! Abbastanza particolare. Vai. Magari non piacerà neanche. Qui devo buttare via la roba. Lo uso come cestino adesso questo. C'è qualcosa? Cos'è qualcosa che avevo ordinato? Devo fare sempre fare asciugia. Cosa sono mai? Oh. Cosa sei? È una lampada strana? Vicino alla pianta. Magari la pianta. Mettila qua. Si gode il panorama. Una bombetta. Faccio tenere una bombetta. Ti piace l'idea? Guarda cosa ti ho preso. Guarda lì. Guarda. Quella è per te. Così ti metti in testa qualcosa, oltre al secchio. Arrivato! Bene. Però prima di andare a vedere il pack, lo so che vuoi giocare. Non ho ancora messo i giochi. Se mettessi i giochi, ti riprenderei quella palla. Allora. Perché mi devo prendere 9 ordini. Mamma mia. 7 giorni. Grande idea! Bello come effetto! Cosa dici? Allora, un automa. Mi è appena venuto in mente di disegnare come autona molto puro, più puro di questo autonomo, ma non so chi ci sia, forse altri automi, ma questo è proprio puro di cuore metallico. No. Fai prima. Riempi. Come questo va?
Oppure no? C'è questo! Puoi anche fargli bene la testa così. Dovrei fargli le braccia. Così. Perché sentivo le ventole, insomma non ho neanche acceso il ventilatore. E magari scrivetemi nei commenti se questo film l'avete visto e se vi è piaciuto, e magari anche qual è il vostro film preferito. E alle risposte vi metterò il cuoricino al commento. Film che siano, qual è il vostro preferito, cosa. A me piacciono molto i film così di animazione, oltre che di avventura, un po' di fantascienza, soprattutto dove c'è tanta avventura. Mi piacciono quelli d'avventura e soprattutto quelli animati, animazione in generale, animazione tipo della DreamWorks o Disney, anche film dello studio Ghibli, un po' di tutto. C'è, poi dipende se mi colpisce molto un film. Sono una di quelle persone che se lo riguarda almeno 100 volte prima di stufarsi. Poi mi stufo e ne cerco un altro, ovviamente. Allora, facciamoli gli occhi al nostro robot speciale. Già così è proprio lui, quasi, no? Dai, secondo me va bene così. E mi piace che sfondo gli ho messo. Molto bello. C'è un po' di stelline qua. Puro, più puro di lui che cosa ci c'è. L'altra volta ho fatto Bender, stavolta è il gigante di ferro, puro ferro.
una donna affascinante con i capelli rossi come le rose. Una ragazza seduta nel mezzo di un campo di fiori con in mano un fiore più o meno perché era per Loa. Ci ho impiegato una vita. Allora, per favore permettimi di presentarmi, sono Kaiti Tark. Questo regalerò a mia figlia. Ora fammi solo sapere se sei pronto. Ok. Ma in che senso? Decorare una... Mi hanno messo qualcosa. Forse... Forse mi ha inviato qualcosa. No? Ah! Cos'è? Hangar? Adesso c'è qualcosa qui. No, c'è solo il museo. Però adesso potrei anche prendermi questo. Sì. Aspetta, non so, un titolo in inglese perché fa... Cos'è? Ah! Ho capito! Le targhette sotto i quadri. Ma come faccio a mettere i quadri? Come faccio a metterli i quadri? Parete. Ah, qui si può. Aspetta. Ora riesco a incollarli.
Metto qua. Aspetta. Fanciulla di rose. Oh! Ora sì che posso dirlo. Ora posso mettere le cose sulle pareti. Quindi, metto che mi è piaciuto. Metto alcuni di quelli che mi sono piaciuti, tipo questo. Lo metterò oppure qua. Poi ci mettiamo. No. No. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Ti metto. Un visitatore? Salve. Gigante di ferro, sì, lo metto là. Mettiamo là. Che questo lo tolgo. Buona. Ci sono nuovi spazi per nuove opere. Questo è un po' di riflessi chiari. Come se fosse gelatinoso. Ora devo fare la faccia.
invece di fare la faccia cattivissima, faccio la faccia di uno di quei mostri. Oh, ce l'ho. Ho appena creato Ditto. Questo è Ditto. Oh, bello. Ci sta come mostro Blob. Lui con la sua arma combatte il terribile mostro che non ha per nulla l'aspetto puccioso e carino e rosa. Anzi, sono quelli più terribili, questi mostri. Come un vero cavaliere affronta il nemico. Ecco, abbastanza cavalleresco. Ah, devo fare gli occhi, come ce li ha, verdi. Questo andrà bene. Un po' con tutte le sue imprese sembra un po' quasi un riferimento al Don Quixote, eh? Non vorrei dire. Ecco, andrà bene così? Mandaglielo. E prossimo, qualsiasi vendetta. Onda su cielo viola ondulato, secondo voi può piacergli? Ah. Così è abbastanza un'onda ondulato. Un'onda più che bene. Sembra anche magica. Adoro questo spumino. Funziona benissimo. Ho capito ora. Devo uscire. Sì, devo uscire. E andare all'ascensore. Hangar D22. Ok, dovevo andare a vedere esattamente. Eccoci qua. Qui c'è la stessa cosa. È un nuovo spazio per costruire aspetta, ora si capisce. Oh, che carino. Cosa sei tu? Una...
adesso ho sforzato. Quindi adesso la mia sto nave. Devo decorarla adesso. Ma dai! Sul serio? Tutto interattivo. Se voglio... La scala. Ho trovato un altro metodo per... luce. Si può aprire? No? No. Ma questo si consuma o è all'infinito? Decoro facendo verde. Carino. E anche di qua. Dai, va bene così. Non è brutta. Quindi adesso devo inviargliela. Come? Ah, posso anche venderle. No, devo inviarla a lei. Ebbene, adesso ho anche questa cosa da fare. Posso decorare gli oggetti e venderli. Direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Se vi va, fatemi sapere sotto nei commenti la vostra opinione. Lasciate un bel pollice in su ed iscrivetevi per aiutarmi a crescere. E noi ci rivediamo alla prossima, sempre con Vimi. Ciao ciao, ciao ciao.